Siamo a Camogli, un borgo marinaro unico nel Levante Ligure, che ha una storia millenaria per i suoi velieri, per i suoi armatori, per i suoi pescatori. Ed è stato un po' casuale inizialmente per cui abbiamo scelto di venire a Camogli. In vacanza, amici, conoscenti, ma poi andando avanti nel corso di questi anni, da quando abbiamo cominciato a organizzare il festival, sono venute fuori una serie di coincidenze, di circostanze che ci hanno fatto capire perché non poteva che essere Camogli. Le immagini fotografiche che abbiamo degli anni 20, degli anni 30, ci danno una Camogli in parte diversa, con dei palazzi lungo la passeggiata che allora non c'era, con le reti dei pescatori molto più numerose di quelle che ci sono adesso, lungo il porto, con le barche che costeggiavano tutta la riviera e tutta la costa. Beh, in effetti è cambiato, ma poco, perché sono cambiati i colori, dal bianco e nero al colore, dai pescatori che sono cresciuti ma sono i loro figli, dalle persone che sono rimaste e che hanno cercato di arricchire Camogli, ma soprattutto una continuità storica e culturale è il teatro. Il teatro di Camogli, nato nella seconda metà dell'Ottocento, ristrutturato, ricostruito, pieno di iniziative culturali e sociali e che ancora oggi è al centro della vita sociale e culturale di questa cittadina. Umberto veniva in questa zona, diciamo, partendo da Bogliasco, Sori, per arrivare fino qui quando era ragazzino. E io l'ho scoperto con lui quando abbiamo iniziato il festival e sono andato a prenderlo alla stazione di Genova e gli ho detto, vabbè, in un'autostrada in 20 minuti arriviamo a Camogli. Mi dico, no, facciamo l'Aurelia. E facendo l'Aurelia ci siamo fermati a Sori e lui ha detto, vedi, io qui, quando avevo 12-13 anni, i miei mi mandavano in vacanza dagli zii e mi ha fatto vedere lo scoglio da cui lui si tuffava. E quindi siamo arrivati a Camogli e poi ho detto, io poi qui ci sono venuto un po' da grande, no? E ci portavo i miei figli piccoli e Renate, mia moglie, perché potessero passare un po' di settimane in vacanza quando a Milano faceva molto caldo e c'era l'afa. Con Umberto Eco abbiamo cominciato a lavorare agli inizi degli anni 90 sull'innovazione digitale, l'editoria, la cultura multimediale. Nel 2013, cominciando a riflettere su che cosa si poteva fare per cercare di allargare la sfera della conoscenza, della comunicazione, degli eventi, gli ho proposto, eravamo Rosangela ed io seduti in un bar, gli abbiamo proposto, dico, Umberto, ma ti va l'idea di fare un festival della comunicazione? Come spesso gli è capitato di notare in lui, quando delle cose lo colpivano, no? Ma non gli dispiacevano, non rispondeva. O si prendeva qualche minuto, qualche giorno, o immediatamente, no, subito dopo, dava una risposta. Lui prende un foglio di carta, un tovagliolo, no, che ancora conserviamo, una penna e scrive i nomi di quelli che lui voleva coinvolgere partendo subito col Festival della Comunicazione. Lui ce l'aveva già in mente, in qualche modo è come se l'avesse già pensato prima che noi glielo proponessimo. E così abbiamo lavorato un anno per collegare tutti gli avvenimenti, personaggi, Camogli, ed è nato il festival. E Umberto è il padrino di questo festival. Ma un'ottima idea, ma se non la realizzavano così bene sarebbe stata una pessima idea. Invece mi pare da qualche che sia tutto organizzato perfettamente. Il primo anno, nel 2014, abbiamo scelto come tema del Festival della Comunicazione la comunicazione.
perché la comunicazione? Beh, la comunicazione in parte è anche quella che ci permette di trovare le strade, i cartelli stradali, i segnali del semaforo e molte altre indicazioni pratiche, ma anche nelle forme del linguaggio, della parola, della fotografia, del cinema, oggi del web. E quindi abbiamo costruito intorno alla comunicazione tutte le sue possibili articolazioni: pubblicità, musica, letteratura, filosofia, semiotica, economia. E quindi abbiamo dato vita a un festival che aveva al centro tutte le articolazioni di che cos'è oggi la comunicazione. Nel 2015 Umberto Eco ha scelto il filo conduttore, il tema del linguaggio, quindi il linguaggio della politica, della società, del blog, del web, dei tecnologi, degli scienziati, e ha chiamato a introdurre questo festival del 2015 Tullio De Mauro. Tullio De Mauro ha fatto una lezione fantastica sul linguaggio degli italiani dall'Unità d'Italia oggi, arricchendo, introducendo nel tema del linguaggio tutte le cose che poi il festival ha portato avanti. Il festival del 2015 sono cominciate tutte le polemiche sull'uso positivo e negativo, i rischi del social network, le fake news, e Umberto Eco, prevedendo quale sarebbe stato poi uno degli elementi forti di contrapposizione tra apocalittici e integrati dell'uso di internet, ha suggerito di centrare il festival del 2016 pro e contro il web. E così abbiamo cominciato a costruire, prima con lui, ma poi dopo di lui, ma seguendo i suoi suggerimenti, il festival sul web, articolando in tutto quello che vuol dire oggi l'uso di questo nuovo strumento tecnologico. Il 2017 ha avuto come centro dell'attenzione del festival il tema delle connessioni. Perché le connessioni? Noi siamo connessi dal punto di vista tecnologico, sociale, emotivo, in mille modi, ma poi abbiamo approfondito il fatto che tutto quello che ci circonda oggi, dal punto di vista economico, dal punto di vista letterario, dal punto di vista educativo, no, è intrecciato, e quindi abbiamo pensato che centrare il festival sulle connessioni ci permetteva di avere una visione complessiva sulla società di oggi e quello che potrebbe essere anche la società di domani. Gli amici del festival sono tanti, ma dovendo pensare a qualcuno che con noi ha costruito la prima edizione e poi ha sempre continuato, mi vengono in mente, ma giusto per non far torto a nessuno, a tre amici. Innanzitutto Gianni Coscia, no? Un grandissimo musicista, fisarmonicista, compagno di scuola di Umberto, che lui ha aperto tutte le serate del festival suonando le musiche che ascoltava Umberto quando era giovane e quando era ragazzo. E poi Roberto Cotroneo, anche lui alessandrino, ma è una circostanza casuale, è scrittore, fotografo, un grande suonatore di pianoforte che ha lietato le nostre serate qui a Camogli. Paolo Fabbri, semiologo e di grande intuizione e creatività. E poi lo storico Alessandro Barbero, che è stata forse una scoperta un po' per Umberto, che lo conosceva appena dal punto di vista personale e che con le sue grandi lezioni di storia dall'antichità a oggi ha arricchito in termini culturali sempre le nostre serate. Il festival continuerà sicuramente, continuerà cercando di trovare tra gli aspetti che ci toccano dal punto di vista sociale, emotivo, culturale, una continuazione di quelli che sono stati gli insegnamenti di Umberto, la bellezza di questo posto
i suggerimenti dei nostri amici e le intuizioni che la vita di tutti i giorni ci aiuta a portare avanti.